di questa stagione del Galilei, in coda alla rassegna della matematica, ma probabilmente avrete ricevuto tutti la mail, abbiamo deciso di fare una serata un po' speciale, sempre di numeri in qualche modo si parla, anche se decisamente non come ne abbiamo parlato in tutto il resto della stagione. Ma poi lasciamo ai nostri relatori naturalmente il compito di farvene sapere di più. Abbiamo con noi questa sera il professor Giancarlo Sonnino, filosofo, professore di filosofia, storico, traduttore di, non ci provo neanche a ricordare quali importanti autori, di cui immagino che ci parlerai un po' direttamente e indirettamente. E abbiamo con noi il maestro Tobia Ravà, e mi limito solo all'ultima cosa della sua scheda biografica, espone alla Biennale, mi sembra, vero? E tra parentesi è l'autore del bellissimo dipinto che abbiamo rubacchiato per fare la locandina di questo evento, immagino l'avrete notato tutto. Ecco, che vedremo anche nel film insieme ad altre opere. Tra i due interventi vedremo un film della durata di una ventina di minuti, mi sembra. Lascio la parola al professor Sonnino e vi auguro una buona serata. Bene. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio vivamente Francesco Vallotto per l'invito che ci ha rivolto e un ringraziamento speciale a questo pubblico così numeroso, perché insomma il sabato sera è di solito sacro per il riposo e invece si mostra una vivacità culturale a Mogliano veramente intensa, visto la partecipazione che noto. Io sono felice di essere qua, anche perché molti lo sanno, ho insegnato per più di 30 anni, ormai la barba è diventata bianca, era nera quando sono arrivato qua a Mogliano Vento, e quindi tornare in questa città dove sono stato ospite per tanto tempo mi rende particolarmente felice. Spero di non deludervi dopo la presentazione che è stata fatta e soprattutto per il fatto che l'uditorio, ringrazio il Circolo Galilei, è un uditorio che si attende argomenti che riguardano appunto la scienza, è in coda a una rassegna molto nutrita, ho visto, molto piena di elementi di interesse proprio sulla riflessione, sulla scienza e sulla matematica, per cui è chiaro che dovrò fare uno sforzo particolare. Perché devo fare uno sforzo particolare? Beh, innanzitutto perché quando si dice Kabbalah, molti dicono questo sbaglia l'accento perché si dice sempre Kabbalah, ma la Kabbalah che noi conosciamo è quella napoletana, e se qualcuno pensava che io stasera dessi numeri nel senso di dargli qualche consiglio per il notto o il terno, rimarrà profondamente deluso. È vero che dal punto di vista filologico le due parole, non solo per assonanza, a parte l'accento finale, hanno qualcosa di simile, nel senso che, come sapete, la Kabbalah viene organizzata attraverso combinazioni numeriche legate ai simboli dei sogni, e quindi c'è tutta una simbologia onirica che viene tradotta da una tradizione napoletana veramente secolare, viene tradotta in numeri, e poi c'è appunto la Lea, c'è il gioco sul numero e quindi la scommessa su quale sarà il numero che esce. Ecco, questo però è solamente l'unico aggancio che possiamo avere rispetto a quello che è invece la Kabbalah nell'ambito della tradizione, ebraica. Anche qui i pregiudizi nei confronti di questa tradizione, considerata
esoterica, mistica, conoscenza dell'occulto, più legata alla magia che alla cultura filosofica o ad una tradizione profonda, una tradizione ermeneutica. Tant'è vero che nonostante l'Italia abbia dato, prodotto grandi autori cabalistici, questi nelle nostre università non sono quasi per nulla studiati. Dobbiamo a Giulio Busi il merito di aver riscoperto autori importantissimi che hanno lavorato e hanno prodotto in Italia e che sono molto più conosciuti negli Stati Uniti e nel resto d'Europa rispetto all'Italia. E questo, quindi questa sera è un'occasione per me veramente di parlare di un argomento che è rimasto fuori sia dal dibattito accademico ma anche, se volete, dall'ambito di quello che si chiama la divulgazione culturale e scientifica, nonostante che questa Kabbalah, che poi spiegherò che cosa si intende col termine, cercando evidentemente di fare una trattazione per sommi capi, perché ben capite è una tradizione che conta migliaia di testi manoscritti, alcuni di quali ancora non sono stati tradotti, e su questi migliaia di testi ci sono poi stati all'estero, più che in Italia, studi, commenti e tutta una serie di trattazioni e questioni che sono state poi successivamente sviluppate. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una tradizione. Il termine Kabbalah significa letteralmente ricezione, cioè è una raccolta molto eterogenea di testi che partono da una antica modalità ebraica di rapportarsi al sacro, all'Antico Testamento e anche quindi alla concezione e alla visione del mondo. E cioè una tradizione che parte dall'esegesi dell'Antico Testamento e quindi dall'analisi ermeneutica del testo, che cerca di sondare nella profondità tutti i significati che possano essere contenuti in quel testo. Per cui noi, quando parliamo di tradizione ebraica, facciamo normalmente riferimento unicamente all'Antico Testamento, ma in realtà sull'Antico Testamento poi c'è tutta una letteratura che inizia subito dopo la distruzione del Tempio a Gerusalemme, e quando quindi inizia la prima diaspora, la diaspora babilonese, poi la seconda diaspora, ha fatto sì che tutta la tradizione di commento che era tramandata oralmente esige che venga tramandata per iscritto, altrimenti questo dibattito, questo dialogo di interpretazione del significato profondo della parola dell'Antico Testamento sarebbe andato perduto. E già questo, parliamo di 2000 anni fa, questo lavoro di rielaborazione ha portato alla produzione del Talmud, che letteralmente è lo studio della Bibbia. Ci sono due Talmud, il Talmud babilonese e quello palestinese, che raccolgono tutta la discussione che i rabbini nel corso dei secoli hanno fatto sull'interpretazione del significato della Torah per quanto riguarda tutto, cioè per quanto riguarda i precetti che riguardano la vita quotidiana, per quanto riguarda addirittura rispetto l'etica e la morale. E quindi, poiché nel corso dei secoli, evidentemente anche nell'antichità, si sono dovute registrare dei cambiamenti degli usi e dei costumi, i rabbini dovevano trovare delle risposte a delle questioni che prima non si erano mai posti, come accade anche oggi con la questione della biogenetica. I rabbini si interpretano e discutono alla luce dell'insegnamento biblico qual è l'atteggiamento che un buon ebreo dovrebbe avere rispetto a queste scommesse che la scienza ci pone davanti, cioè per esempio rispetto alla manipolazione genetica. Quindi
una tradizione che aveva sì del teorico, ma anche dei riflessi profondi per quanto riguarda la vita pratica, perché l'ebraismo è una religione che ha un fondamento che viene definito ortoprassi, cioè la ricerca nella vita quotidiana di atteggiamenti e comportamenti che vengano ad essere considerati corretti. E quindi questa ricerca della correttezza del comportamento della vita quotidiana fa come base di riferimento appunto la Bibbia. Questo quindi laborio secolare ha prodotto un esercizio di analisi, di lettura e rilettura sia della Bibbia, sia delle interpretazioni che della Bibbia erano state date, che ha costituito una prima grande massa di rielaborazione concettuale che gli ebrei, soprattutto nell'ambito del Medioevo, perché la costruzione cabalistica ha avuto un parto lungo, ma che nella maturità si è sviluppata soprattutto nel tardo Medioevo, quindi nel 200 e nel 300. Ma i riferimenti sono a queste fonti particolarmente antiche. E quindi qua devo molto velocemente però fare dare alcune informazioni, e cioè il fatto che è vero che nella tradizione ebraica c'è una ricerca che qualcuno definisce autoreferenziale, cioè molto interna all'ebraismo, come se l'ebraismo fosse un filone che anche sul piano culturale si sviluppi a sé, e c'è anche chi difende si vanta di questa quasi separazione rispetto ai flussi da altre culture e tradizioni. La realtà sul piano della storia delle idee è ben diversa, cioè uno dei centri maggiori di rielaborazione ebraica dell'antichità è stata Alessandria d'Egitto, e Alessandria d'Egitto era un cuore culturale per la sua biblioteca, per il suo museo, per la sua tradizione, dove la presenza ebraica era molto significativa e dove l'ellenismo, cioè la trasmissione dei testi provenienti dalla Grecia nell'Asia minore, era molto sentita. Per cui in questo ambito ecco che la ricerca ebraica e gli intellettuali ebrei, che sono anche a quel punto per comunicare parlano anche il greco, devono confrontarsi con questo enorme bagaglio, che è poi il bagaglio fondamentale della nostra tradizione occidentale, che è la filosofia greca. E qui quindi abbiamo questa mole di lavoro esegetico legato alla tradizione dell'Antico Testamento, che implica comunque una visione del mondo sia sul piano del quotidiano sia sul piano cosmogonico, cioè sul piano della idea di come l'universo si è costituito, che si confronta con un'altra tradizione possente e strutturata come quella della cultura greca. Ecco, per darvi l'idea di questo forte momento di confronto, ad Alessandria d'Egitto viene fatta la famosa tradizione del 70 ginta, cioè secondo la leggenda 70 rabbini furono chiusi nelle celle in un'isola davanti all'Alessandria d'Egitto per tradurre in greco la Torah, e quindi per donare ai greci quello che era il massimo della sapienza ebraica e della cultura e della tradizione, il testo fondamentale. E dall'altra però questo implicava anche conoscere Platone, conoscere Aristotele, conoscere ciò che proveniva dalla tradizione greca. Allora qua faccio solo due esempi, due questioni dirimenti. Una questione dirimente è il fatto che nella tradizione greca il tema della creazione non esiste, in quanto l'universo è sempre stato, c'è un'eternità, e quindi l'idea di un Dio creatore ex nihilo, hic et nunc, non veniva posta, e quindi questo già è un punto di forte differenziazione. E poi la questione del rapporto tra l'idea
monoteista ebraica dell'unicità del tutto e il punto ancora non risolto della molteplicità della realtà e della diversità di tutte le cose. Ecco che allora questo confronto è stato ad esempio sviluppato da un autore molto importante, Filone d'Alessandria, il quale ha coniugato, si parla di sincretismo filosofico, cioè ha cercato di trovare nella complessità un modello che potesse spiegare in termini filosofici quello che era contenuto nell'Antico Testamento. Allora, ad esempio, il racconto della creazione, Genesi è uno dei libri più commentati all'interno della Kabbalah e della tradizione ebraica, proprio perché riguarda non solo il rapporto dell'uomo con Dio, ma il rapporto dell'uomo col mondo. E quindi è chiaro che come si concepisce questo rapporto è poi fondamentale rispetto alla prospettiva anche di vita, no? Che l'ebreo si pone davanti. Ecco allora che il racconto dei sei giorni della creazione diventa un processo di emanazione, quindi una interpretazione allegorica, e questo è il punto di partenza, una interpretazione allegorica delle varie parti della Genesi, attraverso la quale si dà una risposta a quelle che erano delle questioni che sembravano assolutamente in un'opposizione e che erano delle contraddizioni, delle antinomie assolutamente inspiegabili. Per cui attraverso questo, siccome il processo è un processo eterno, ecco che il racconto e l'eternità del mondo della tradizione greca può essere contemplato anche col racconto della creazione. E qua si potrebbero fare tanti altri esempi, ma su questo non voglio annoiarvi. E poi non si riceve soltanto Platone da Aristotele, ma si riceve per esempio anche tutta la tradizione pitagorica, neopitagorica, quindi punti che riguardano il concetto che la realtà sensibile ha dietro di sé una realtà intellegibile, cioè ci sono dei concetti che presiedono all'essere delle cose come noi le vediamo. E Pitagora è colui il quale fonda l'aritmogeometria e quindi il rapporto stretto tra il concetto di numero, che è un'entità, è un essere il numero, è un'entità reale per Pitagora, non è un concetto. I numeri e le cose sono lo stesso ente, quindi è un ente il numero. E questo trova riscontro nell'idea che poiché la Bibbia parte dal Logos, cioè dal discorso, Genesi, e Dio disse sia la luce fu e così via, cioè come viene costituito l'universo mondo? Viene costituito attraverso la parola di Dio, e quindi la parola in quanto tale contiene il segreto dell'esistenza delle cose. Ora, così come d'altronde altri alfabeti come quello greco e latino, l'alfabeto ebraico ha un valore numerico, nel senso che ogni lettera nell'elenco delle lettere ha un valore che corrisponde a un numero, no? Alla prima lettera Aleph 1, Bet 2 e così via. Ecco che l'accordo sul fatto che se Dio crea attraverso la parola e che la parola è costituita da lettere e che le lettere sono numeri, ecco, questo punto di vista non trova poi una grande opposizione rispetto al concetto pitagorico che il numero è una realtà, ha un valore ontologico, è un essere. Così come sono più reali i rapporti numerici delle lettere all'interno delle parole che le cose stesse, e cioè che la realtà come noi la vediamo discende appunto dalla parola che è costituita da lettere, che a sua volta è costituita da numeri.
Ecco, Filone d'Alessandria viene quindi considerato un anticipatore di una corrente filosofica che avrà molto successo, soprattutto anche nel nostro Rinascimento, cioè il neoplatonismo, che a proposito della visione cosmogonica immagina dell'ipostasi, e cioè immagina di gradi dell'essere, da un grado che è quello dell'uno, quindi dell'unicità, del tutto, che è ineffabile, parliamo di teologia negativa, cioè un concetto di Dio di cui noi possiamo solo dire ciò che non è, non siamo in grado di poter affermare qualche cosa, a un grado successivo che è l'intelletto, e cioè un concetto che assimila l'idea della materia intellegibile a scendere fino all'anima, che è appunto di raccordo col nostro punto di realtà naturale e sensibile. Bene, nel Sefer Yetzirah, che è stato scritto approssimativamente dal secondo, il terzo secolo dopo Cristo, ritroviamo un processo di creazione della realtà intesa come emanazione, o forse meglio dire irradiazione. C'è una metafisica della luce, cioè l'idea che la luce, come penetra nelle tenebre, illumina le cose e gli dà vita, oppure la metafora della sorgente d'acqua che fa sì che appunto l'acqua da una sorgente porti la realtà ad essere ed ad esistere. Ecco, in questo testo, che è costituito da pochissimi, io li chiamerei aforismi, si enuclea il cuore, il nocciolo di quella che sarà tutta la riflessione cabalistica da questo momento in poi, e che raccoglie questa tradizione. Vado in velocità perché non voglio rubare spazio a Tobia, che è qua, che dovrà poi mostrare, nel senso proprio di come c'è la possibilità di una rappresentazione visiva. C'è un'opera di Giulio Busi che si chiama La Kabbalah visiva, e cioè di come appunto poi, volendo far capire e cercando di realizzare il senso di questa realtà fattuale costituita dai numeri scritti nelle lettere, ha portato a tutta una serie di rappresentazioni grafiche, però questo è un tema che giustamente toccherà a lui. Ecco, si dice all'inizio proprio: in 32 misteriosi sentieri di saggezza ha scolpito Adonai, Dio di Israele, Dio vivente e re del mondo, Dio potente, pietoso e misericordioso, e ha creato il suo mondo con tre forme di espressione: con il numero, con la lettera, con la parola. Ecco, qua c'è un gioco di parole intraducibile, nel senso che la radice di questi tre termini, numero, lettera e parola, è identica alla radice sefer, che è libro. Quindi il libro, il grande libro, il libro con la L maiuscola, contiene il numero, che è mispar, ma qui in questo caso viene detto sefer, la lettera sefar e la parola sippur. Con la stessa radice indica tre concetti che sono il numero, la lettera e la parola. La parola è costituita da lettere, le lettere corrispondono a dei numeri. Il libro contiene i numeri, le lettere e le parole. Il libro è il libro della creazione. Il libro è il codice della realtà, così come noi la vediamo. Cioè, qui c'è l'idea, e questa è una mia sollecitazione a riflettere, del concetto di Mathesis Universalis, cioè quel concetto che poi in tempi di Galileo Galilei successivamente verrà ripreso da Cartesio, da Leibniz e da Spinoza, cioè l'idea che la natura è costituita da un codice quindi che possiamo riferire a un dato non più soltanto materiale in senso corporeo, ma in senso
spirituale, quando si parla di materia intellegibile, in effetti si immagina una materia che è costituita da qualche cosa che è, come il numero per Pitagora, al di sopra dell'apparire di ciò che noi consideriamo sensibile. D'altro canto, al tempo del Sefer di Yetzirah non era certo possibile, no? Pensare e immaginare che un tavolo come questo, in realtà, che sembra così solido e statico, è costituito da campi energetici, per cui è un sostrato ricco di qualche cosa che si muove a una velocità incredibile, più è veloce e più sembra invece statico e duro, e che rispecchia delle leggi e che sono dei punti di forza e non quindi più dei concetti legati a un'idea corporea della materia come si aveva nell'Ottocento e come noi nel pensiero comune abbiamo. Ecco, 32, perché 22 sono le lettere dell'alfabeto, e accanto a queste 22 lettere ci sono 10 sefirot. Ancora ricorre questo stesso radice, che è la stessa del libro, e le sefirot sono dei gradi appunto di emanazione. Il numero 10, non sto qui a ricordarvelo, già per Pitagora il tetractys era il numero perfetto, è un numero che per la tradizione ebraica è fondamentale, è un numero che ha tutta una serie di valori metaforici, e che quindi, abbinato al codice di lettura dell'universo, che sono appunto le 22 lettere dell'alfabeto, con i gradi della emanazione, che vanno però in due versi, cioè dal macrocosmo, che è l'universo intero, fino al microcosmo, che è quello che noi abitiamo. E qui ecco perché l'importanza di comprendere e cercare di intendere il senso profondo di ogni lettera, perché per loro ogni lettera, con il suo suono e la sua forma grafica, racchiude i semi di tutte le cose. E quindi, come ho detto prima, se la Genesi è basata sulla potenza della parola divina, ecco che la necessità di intendere e comprendere la base di questa struttura, che non è più soltanto alfabetica, ma viene considerata come, ripeto, il grande codice su cui è scritto l'universo, diventa fondamentale. Ecco, da qui poi tutta una serie di tecniche che tralascio, perché poi ne parlerà più in dettaglio Tobia Ravà, cioè la Gematria, che fa riferimento a tutta una tecnica di permutazione delle varie lettere, per cui oltre al sistema di sommare il valore numerico di ogni lettera per ogni parola, accanto a questo, per rinviare ad altri significati, ogni lettera diventa, per esempio, la parola iniziale di un altro termine che è collegato al concetto della parola di cui si sta parlando, quindi tutta la tecnica degli acronimi, per intenderci, oppure scambi di lettere in ritmi alternati, la prima lettera viene scambiata con l'ottava, la seconda con la nona e così via, e quindi tutta una serie di sforzi per riuscire ad arrivare a quello che ritenevano potesse essere il cuore del insondabile, ecco, un ossimoro, cioè raggiungere ciò che non si potrebbe per sua natura raggiungere, cioè il sodo, il segreto di questo codice, che è il codice dell'intero universo. L'altra grande opera, ne cito solo due, ma ripeto, la letteratura in questo campo è sterminata e arriva fino ai giorni d'oggi. Certo, non sto parlando di Madonna che sta studiando gli amuleti, che si attacca e che è diventata anch'essa una fautrice della Kabbalah, ma per esempio questo Zohar raccoglie in maniera non sistematica tantissimi testi, anche questo veniva riferito all'età tarda, antica, ma invece
poi da un punto di vista della ricerca filologica lo attribuiscono normalmente a Moshe de Leon ed è sul 200, tra il 200 e il 300, ha avuto una fortuna enorme all'interno appunto della tradizione cabalistica, e anche qua ci sono tutta una serie di prospettive ermeneutiche del testo, Pardes che è il giardino, ma che è lo stesso l'acronimo di una serie di possibilità di decostruire il testo partendo da il senso letterale, il senso allegorico, il senso di esegesi filosofica, l'interpretazione con il commento e poi alla fine l'ultimo che punto al sodde, che è il mistero. Ecco, allora qua riprendo da dove ero partito. Ci abbiamo questa tradizione, questa fonte che appartiene alla logica argomentativa ferrea della tradizione aristotelica, che si ritrova dall'altra ad un modello che sembra costituire un'alternativa, ma in realtà è un'alternativa che vuole recuperare tutto ciò che era stato e apparteneva alla tradizione greca per aggiungere, ecco, dare un valore aggiunto. Parliamo di filosofia ebraica come si parla di filosofia islamica, cioè di tradizioni filosofiche che hanno coniato e hanno combinato concetti e teorie che appartenevano alla tradizione filosofica greca con l'appartenenza alla tradizione ebraica. Allora, dicevamo appunto nel neoplatonismo il concetto è quello di teologia negativa, cioè il concetto di Dio è il concetto di uno che è qualcosa che è al di là del rappresentabile dal punto di vista umano. Ecco, questo viene reso con Ein Sof in ebraico, che significa letteralmente senza fine. Allora, voi dovete pensare che il concetto di infinito che viene recepito finalmente nel Rinascimento ed è il concetto che poi darà vita proprio alla rivoluzione copernicana e alla possibilità di uscire dall'idea di un mondo concepito come da Aristotele come una serie di sfere chiuse, compatte, quindi un mondo chiuso, e questo mondo chiuso qui già è rotto, c'è un mondo infinito, l'ensoffre, il concetto di uno è senza fine, cioè senza limite. E perché? Perché la potenzialità divina non può avere limite, non può avere limite, e quindi ecco che noi abbiamo tutta una serie di processi che vengono descritti di continua trasformazione attraverso i gradi dell'emanazione. Vi sono quattro mondi in cui arriva questa produzione divina: al Zilut, che è l'emanazione vera e propria, poi la creazione, Beria, Yetzirah, che è la formazione, e l'ultimo che è la Sia, il mondo del fare, che è quello della realizzazione, che è quello che è il mondo, noi diremo col linguaggio così legato alla tradizione greca, il mondo sensibile della percezione empirica, dove noi siamo, ed è l'ultimo mondo, quello degradato, dove la luce, come quando passa dalle tenebre, giunge alla fine sempre più fioca, e noi siamo là, e qui ecco che il mondo è imperfetto, è un mondo in cui ecco che comincia anche a essere la possibilità del male, che viene spiegata in tanti modi, cioè l'idea che questa luce così potente non potesse essere più raccolta dai vasi che corrispondevano alla simbologia allegorica di pensatori cabalistici del Rinascimento, che lim, questi vasi vengono ad un certo punto a frantumarsi e come delle scintille vengono e restano imprigionati in questi frammenti dei vasi rotti, e quindi sono imperfetti, e in quanto imperfetti contengono anche il male. Ecco, un autore che nessuno penserebbe possa essere legato a questo che ho detto fino adesso, Leibniz, invece conosceva molto bene questa tradizione. La conosceva al punto che contesta a Spinoza, che ha abusato del fatto di essere ebreo
e di rifarsi alla tradizione cabalistica, quando Spinoza pubblicamente la disprezzava, diceva queste sono tante superstizioni, sono dei concetti che con la ricerca vera non hanno nulla a che fare. Eppure Leibniz, in un trattato, Spinoza e la Kabbalah, sostiene che appunto il concetto di sostanza unica che contiene tutta la realtà come una natura naturans, una natura naturata, è in realtà una rielaborazione della tradizione cabalistica che vede un Dio immanente in tutte le cose, perché nel processo di emanazione non c'è un distacco tra un Dio trascendente che se ne sta da solo da un'altra parte e l'intera realtà. E Dio è immanente, è in tutte le cose come è il Dio di Spinoza. E qua anche questo critico appunto di Spinoza, Leibniz, questo filosofo che lo contesta, siamo nella seconda metà del 1600, e poi in realtà si prende dei concetti che sono tipicamente della Kabbalah. Ecco, cito uno, la famosa monade, no? Che è un'unità spirituale che costituisce l'intera realtà, viene concepita come una scintilla di luce, è un piccolo specchio che riflette tutto l'universo, ma siccome ogni piccolo specchio è collocato nell'universo in modo diverso e quindi può rifletterlo da un altro punto di vista, queste monadi sono tutte l'una diversa dall'altra. Ecco, c'è chi, non io, che non ho la possibilità di farlo, ha appunto avvertito che, potendo lui, Leibniz, contestare a Spinoza la tradizione cabalistica, evidentemente la conosceva molto bene, così come la conoscevano molto bene i nostri umanisti, cioè a partire da Pico della Mirandola a Giordano Bruno, la ripresa dei temi della tradizione cabalistica sono fortissimi. Ci vorrebbero altre due ore per far capire adesso come poi questo possa legarsi con la cultura scientifica. E allora mi limito ad alcune battute. Allora, anche qua ci sono proprio degli studi che mostrano come nell'alchimia, nella magia e in queste pseudoscienze erano contenute delle forme dal punto di vista teorico che anticipavano la rivoluzione scientifica, in quanto il punto di vista di chi pensa di poter manipolare la natura e di poterla riorganizzare e di poter, oppure cabalisticamente, completare l'opera della formazione, della creazione divina, immagina un soggetto attivo rispetto al mondo che ha di fronte, non il concetto di un uomo immerso nel Medioevo in cui c'ha una visione legata semplicemente all'idea della contemplazione del divino senza poter operare nella realtà. Qua l'opera nella realtà diventa fortemente legata a questo nuovo spirito. E quindi sappiate che Newton, oltre a aver definito la legge di gravità universale, aveva una cassapanca piena di suoi manoscritti di alchimia e di magia che i suoi studenti non vollero assolutamente pubblicare perché temevano di infangarne la memoria, quando invece Newton, in un epistolario, dice pensava che l'opera più importante che lui avesse creato erano i suoi commenti magici ed alchemici. Ecco, però questo magari sarà oggetto di una successiva conferenza. Grazie.